Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, classico intervento in cui andiamo a leggere e a commentare brevemente le parole di Mister Lopez in conferenza stampa, ovviamente in previsione della partita di domani, Benevento-Cagliari, valevole per la 29esima giornata di Serie A. Iniziamo dunque a leggere le sue dichiarazioni. Lopez inizia dicendo che domani è una partita importante e non lo dico io, lo dice il calendario e la situazione. Dobbiamo essere concentrati e dobbiamo giocare una gara al massimo. Queste sono gare che lasciano il segno e dove le palle inattive saranno importanti. È una gara da affrontare al meglio e non dobbiamo fare gli errori fatti con Sassuolo e Chievo. Mi aspetto una squadra che gioca perché cercano sempre di fare la partita a prescindere dall'avversario. Non dobbiamo pensare alla loro classifica, ma al fatto che giocano in casa e vorranno fare bene. Quanto a noi, dobbiamo pensare a noi, fare una buona partita in fase di non possesso e dobbiamo pensare che possiamo fargli male. Trovarsi a giocare per la salvezza non deve farci perdere concentrazione, dobbiamo lavorare tanto e bene in settimana. Abbiamo una partita importante davanti, ma dobbiamo anche essere consapevoli che ne abbiamo ancora altre davanti. E questo sarebbe valso anche se avessimo vinto contro la Lazio. Dobbiamo mantenere l'equilibrio mentale e i ragazzi l'hanno tenuto in una settimana difficile come quella scorsa. Dobbiamo lavorare per la salvezza. Se il Benevento è in quella posizione sarà sicuramente perché ha qualche difetto, ma giocano bene, anche se hanno punti deboli, come noi del resto. Hanno cambiato tanti giocatori, ma cercano sempre di fare gioco. Dobbiamo però pensare a noi e stare concentrati su quello che dobbiamo fare, essendo consapevoli di ciò che possiamo fare. Non dobbiamo fare gli errori del passato e non dobbiamo aspettare di prendere gol per reagire. Lico Giannis non convocato, Sau ha fatto gli allenamenti con noi ieri e oggi. Contro la Lazio abbiamo fatto una buona gara in fase di non possesso, sono stati bravi a centrocampo e siamo riusciti a tenere alti la squadra ed essere più vicini alla loro porta. Mi è piaciuto come si sono comportati i ragazzi che venivano comunque da una settimana difficile e affrontavano una squadra davvero forte e non possiamo nemmeno fare confronti tra i nostri cambi e loro e questo è un errore che fanno tutti. Un conto è fare paragoni tra giocatori che piacciono o no, un altro fare paragoni tecnici. Noi e loro abbiamo un livello troppo diverso. Tre nomi per domani? Cepitelli, Ionita e Ann. Non c'è il rischio di prendere sotto gamba la partita di domani. Hanno cambiato tanto, è vero, però la loro mentalità li impone di giocare. Hanno messo in difficoltà molte squadre. Dovremmo saper soffrire e ribaltare l'azione. Cranio sta bene, ha fatto differenziato solo martedì. Gli altri stanno tutti bene. Non c'è Caligara, che è quella primavera. Insomma, ragazzi, un Lopez che ovviamente è consapevole dunque di quella che è l'importanza di una sfida come quella contro il Benevento, una sfida da affrontare al meglio con le giuste motivazioni e soprattutto cercando di non commettere errori commessi chiaramente, per esempio, contro Chievo e Sassuolo, tanto per citarne alcuni. Che dire, ragazzi, speriamo veramente in bene, una partita fondamentale dove in questo caso i punti in palio valgono veramente doppio. Ragazzi, queste sono le parole di Mister Lopez. Come sempre, fatemi sapere le vostre sensazioni, le vostre considerazioni rispetto a queste dichiarazioni. Fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza, castello a tutti. Ciao ciao!